Carissimi, ben ritrovati. Siamo qui insieme ad ascoltare la parola di Dio, a condividere quello che lo Spirito Santo dal cielo, dal regno di Dio e anche attraverso la sua parola, la parola vivente, Gesù e la Bibbia, ha da insegnarci, ha da dirci, ha da mostrarci ed è un privilegio straordinario quello di poter ancora oggi ascoltare la parola del Signore. Vorrei partire da alcuni brani nella Bibbia, dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 2, leggerò dal versetto 18 al versetto 21. Fanciulli, è l'ultima ora e come avete udito, l'anticristo deve venire e fin da ora sono sorti molti anticristi, da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi. Ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Amen. Parto da questo paragrafo da questi quattro versetti per condividervi alcune riflessioni che sono in questo tempo, in questo periodo molto molto attuali per me e sulle quali lo Spirito Santo di giorno ma anche di notte parla e continua a esortarmi, a esortarci e ci dà degli avvertimenti che riguardano proprio questo tempo. È particolare vedere che quando scrisse questa lettera a Giovanni, molti e molti secoli fa, disse qualcosa da parte dello Spirito Santo e avvertiva tutti quelli che erano i fratelli nella fede, dovunque erano sparsi nel mondo e chi appunto avrebbe ricevuto questa lettera dalla sua mano e dalla parte dello Spirito Santo. E dice, fanciulli, è l'ultima ora, è l'ultima ora e questa cosa è particolare perché 2000 anni fa circa l'Apostolo Giovanni dichiarava questo da parte dello Spirito Santo, è l'ultima ora. E ci chiediamo, io mi chiedo, e più volte in questi anni di cammino di fede, quando ho letto certi passi come questo, mi chiedo e mi continuo a chiedere se lo Spirito Santo ha detto questo 2000 anni fa, quanto più è attuale questa parola oggi, dopo 2000 anni di questo cammino. Nella Chiesa e della Chiesa in questo tempo, in questa età, in questo mondo. Cioè, lui dice: è l'ultima ora, e questo oggi è un grido così forte da parte dello Spirito Santo, perché se era 2000 anni fa questa parola, oggi lo è ancora più forte di allora. È l'ultima ora. E io credo che in questo tempo appunto, come qui sta scritto, l'Apostolo Giovanni esorta tutti ad stare attenti, ad avere attenzione alla verità. Dice, non vi ho scritto perché non conoscete la verità, perché stava parlando Giovanni a persone che avevano già creduto alla verità. Stava parlando ai discepoli, stava parlando ai credenti di quel tempo e dice: non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Quindi qui si stabilisce un punto focale. La menzogna è menzogna e la verità è la verità. E nessuna menzogna procede dalla verità, perché la verità resta. È verità e resta verità, e dalla verità non può procedere la menzogna. La menzogna procede dal falso, dal bugiardo, dall'anticristo, da tutte quelle cose che non sono della verità e che vengono però manifestate dove? Non al di fuori, perché ovviamente il credente, il discepolo è attento, è abbastanza attento a vedere
quella che è la menzogna che arriva dall'esterno. Ma qui stabilisce in questa parola anche un'attenzione particolare di qualcos'altro di più profondo, perché parla di anticristi, parla di conoscere che è l'ultima ora. Da questo conosciamo che è l'ultima ora, perché sono sorti molti anticristi. Pensiamoci bene, 2000 anni fa erano già sorti molti anticristi, ma non dall'esterno, ma dall'interno del campo di grano, quella zizzania che naturalmente germogliava in mezzo alle spighe autentiche, quella bugia che è germogliata in mezzo alla verità. E qui dice che questo falso viene partorito dall'anticristi, cioè da quelli che sorgono in mezzo ai veri apostoli, mentre sorge una verità, mentre si stabilisce una verità, ma sorge anche una menzogna. E dice: questo fosse accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri, ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Questo conoscete ogni cosa non si riferisce al conoscere ogni cosa della parola di Dio, perché noi sappiamo, come dice, afferma l'apostolo Paolo, che conosciamo in parte e profetizziamo in parte. Quindi conoscere ogni cosa non è conoscere tutta la verità, ma conoscere ogni cosa significa conoscere ciò che è vero da ciò che è falso, con gli elementi che noi oggi abbiamo in nostro possesso e che la grazia di Dio ci rivela dal cielo. Quella sapienza, quella intelligenza, quel discernimento, quella conoscenza spirituale che vengono direttamente dall'alto. Infatti dice: ma voi avete l'unzione non del Santo, ma dal Santo, cioè da colui che è la verità, da colui che è Dio, dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. E questa conoscenza, e conoscete ogni cosa di ciò che vi è stato dato, di ciò che si prospetta davanti ai vostri occhi. Quindi noi abbiamo degli elementi che, gloria a Dio, ci vengono forniti dal cielo, dal regno dei cieli, per mezzo dello Spirito Santo e per mezzo della Scrittura, che ci danno di conoscere ogni cosa per quello che è necessario in quel tempo. Non la conoscenza globale di tutto, non la conoscenza di tutta la verità e di tutte le rivelazioni della Scrittura, ma la conoscenza necessaria per ogni stagione e per ogni tempo. E questo è qualcosa di particolare che noi credenti dell'ultima ora, noi credenti degli ultimi tempi, noi discepoli di Gesù Cristo, abbiamo bisogno di porre attenzione, perché oggi è il tempo della confusione. Ora spieghiamoci meglio. La confusione, da quando il peccato e il diavolo è entrato nel mondo, dove, da quando Adamo ed Eva, da quando i primi uomini gli hanno aperto la porta, la confusione è entrata. Quindi non è una confusione di adesso, perché non c'era 100 anni fa o 1000 anni fa o 3000 anni fa. La confusione nel mondo si è insinuata e noi gli abbiamo aperto la porta. Basti pensare poi alla manifestazione della Torre di Babele, quando Dio stesso dovette intervenire e confondere il linguaggio di tutti gli uomini. C'è una confusione che è da sempre, da quando è entrato il peccato nel mondo, che si è manifestata. Ma oggi il tempo della confusione significa che quello che oggi viene riportato continuamente nelle nostre menti, nelle nostre informazioni, nei nostri pensieri, è qualcosa di diverso da quello che hanno dovuto affrontare anche solamente 1000 anni fa. Ecco perché l'attenzione dello Spirito Santo, i discepoli oggi devono conoscere la verità, devono avere le idee chiare e devono attingere alla sapienza, al discernimento, all'intelligenza dello Spirito Santo, perché siamo chiamati oggi ad ascoltare attentamente la verità, come lo facevano 2000 anni fa, ma oggi, negli ultimi giorni, nell'ultimo tempo, se questa confusione, se questa manipolazione era 2000 anni fa, che fu poi lo Spirito Santo ad avvertirci attraverso l'Apostolo Giovanni in questa lettera, oggi ancora di più abbiamo il dovere e l'attenzione di ascoltare attentamente la verità. Oggi
vi dico questo perché siamo più nel tempo del vedere e del vedere che dell'ascoltare. Cioè, oggi è il mondo, oggi siamo abituati al vedere più che allo stare ad ascoltare. La relazione personale è deviata dalla connessione globale. Oggi siamo più inclini ad ascoltare, a vedere, scusatemi, che ad ascoltare. Di pensare è più difficile oggi, di fermarsi nel silenzio e ascoltare nuovamente, attentamente la parola di Dio è ancora sempre più difficile. Oggi siamo nel punto nel tempo mediatico, un tempo dove le immagini si rincorrono veloci, dove noi siamo bombardati da internet, da attraverso i social, tutte le varie pubblicità. Oggi siamo bombardati continuamente da un'immagine visiva più che uditiva. E questo la dice lunga anche per noi. Ci avverte il Signore perché negli ultimi tempi noi abbiamo bisogno di tornare ad ascoltare attentamente la voce del Signore, la voce della parola di Dio. Anche se ovviamente possiamo usufruire del mediatico, possiamo usufruire di quello che è l'immagine, la visione. È anche vero che lo Spirito Santo negli ultimi tempi, lo dice la Scrittura, aumenterà le visioni, i sogni, i rapimenti nello Spirito e aumenteranno proprio le visioni ad occhi aperti, le visioni interiori, perché fa parte della rivelazione, della unzione abbondante degli ultimi giorni, degli ultimi tempi, dell'ultima grande pioggia. E questo gloria al Signore, perché proprio nel tempo delle immagini, le immagini nel mondo e del mondo e per il mondo, il Signore dal cielo, dal suo regno, aumenta le visioni ai suoi figli. Sa lui perfettamente come comunicare con noi. Ma è anche vero che se da una parte accade questo, dall'altra parte c'è bisogno di ascoltare attentamente la voce del Signore. E il Signore ci riporta nel tempo delle immagini proprio all'attenzione dell'ascolto, all'attenzione che ne deriva della relazione intima e personale con Lui. L'abbiamo detto altre volte, anche attraverso questi insegnamenti, ma lo riprendiamo ancora oggi, il brano, quello di Apocalisse 3:20, un brano che conosciamo benissimo, dove Gesù dice: io sto alla porta e busso. Io sto alla porta e busso, se uno mi sente e mi apre, io entrerò e celeremo insieme, io con lui e lui con me. Questo messaggio che Gesù lancia proprio all'ultima chiesa delle sette chiese, alla chiesa di Laodicea, è un messaggio profetico proprio che lancia lo Spirito Santo all'ultima chiesa. E la chiesa, anche la chiesa di Laodicea, rappresenta un tipo di chiesa, un tipo di credente, un tipo di vissuto anche spirituale, ma rappresenta anche a livello storico, nel percorso storico, l'ultimo periodo storico della Chiesa, quel periodo che completa i sette periodi della storia della Chiesa cristiana su questa terra prima del rapimento. Ed è un appello urgente, un appello drammatico, anche un appello forte, un appello d'amore, un appello di intensità particolare per ognuno di noi, per tutta la Chiesa degli ultimi tempi. Il Signore bussa alla porta di ogni suo figlio e di ogni sua figlia. Noi ci appelliamo a questo brano, a questo versetto, proprio per evangelizzare tanti cuori, i cuori delle persone lontane dal Signore, i cuori delle persone atee, i cuori delle persone religiose, e li invitiamo attraverso questo brano, attraverso questo versetto, proprio uno strumento prezioso di evangelizzazione, per dirgli alle persone: apri il tuo cuore a Gesù e lui entrerà. Ma ci dimentichiamo e ci siamo dimenticati, forse per qualcuno di noi, che questo brano, questo versetto è scritto alla Chiesa, a quelli che già hanno una relazione col Signore. Ed è un brano talmente forte, talmente potente, talmente urgente che lo Spirito Santo ci rivela e ci dice dal cielo oggi, da scuoterci, e è necessario questo perché il Signore ha bisogno di tornare a questa relazione del cenare insieme, ad una attenzione intima e personale di relazione, dove a cena insieme ci guardiamo in volto, cerchiamo la faccia l'uno dell'altro. Quando dice cercate la mia faccia, vuol dire cercate la relazione, dello stare insieme. Io ho bisogno di stare con voi e voi vi dovete rendere conto che avete bisogno di stare con me, sempre in intimità. Quella cena
tra amici, quella cena tra fratelli, quella cena tra signore e discepolo, quella cena tra amico e amico, quella cena in intimità. Questo è l'appello dello Spirito Santo all'ultima Chiesa, e che oggi è ancora più forte di ieri questo appello. Abbiamo bisogno di recuperare questo, lì dove lo abbiamo perso, lì dove ci siamo distratti. Lì abbiamo bisogno di ascoltare attentamente la voce del Signore, riconoscerla ancora in mezzo a tutte queste voci, in mezzo a tutte queste immagini, in mezzo a questa distrazione continua che viaggia davanti ai nostri occhi, nei nostri computer, nelle nostre tasche, nei nostri smartphone. Purtroppo anche quello che è stato una novità che ha portato per certi aspetti un beneficio, ma ovviamente usata per la gloria dell'uomo, per l'egocentrismo dell'uomo, usata per il nemico di Dio, e che è quello che comanda i giochi in questo mondo, purtroppo anche certe comodità le stiamo pagando a un prezzo che in realtà non ci rendiamo conto. Non ci rendiamo conto, e tutto viene veicolato, tutto viene manipolato, e abbiamo difficoltà di ascoltare. Abbiamo difficoltà di ascoltare. Questo lo vediamo anche nella stessa scrittura. La stessa scrittura, oggi le persone, oggi noi siamo purtroppo abituati a muoversi sulla tastiera, dall'epoca moderna, dal tempo moderno, dalle prime macchine da scrivere di decine e decine di anni fa. Oggi la scrittura stessa è spersonalizzata. A che cosa mi riferisco? Non mi riferisco a comunicare un concetto, perché quello lo possiamo fare tranquillamente, ma la bellezza anche l'unicità della calligrafia, questa è stata spersonalizzata da una tastiera digitale dove ognuno scrive delle cose, ma dove non traspare più quello che è la tua mano, la tua personalità, quello che dal tuo cuore diventa così portato dal cuore alla penna. Possono essere discorsi che sembrano retorica, perché il sistema del mondo, quello che noi stiamo vivendo e dove ne siamo assuefatti, ci porta a questo. Ma purtroppo questo dice un'altra cosa, ci dà un messaggio veramente di pericolo, sul quale ovviamente dobbiamo porre attenzione, perché noi abbiamo l'unzione dal Santo e conosciamo ogni cosa che lo Spirito Santo ha da avvertirci, ma sempre di più in questi giorni siamo offuscati, siamo sempre di più manipolati e offuscati in questi aspetti che sono di normale vita, di normale routine, di normale, fra virgolette, normale sistema di questo mondo, ma che non è il sistema del cielo. Pur sapendo che in cielo è il posto più tecnologico, glorioso e antico nello stesso momento e insieme. Ma noi uomini abbiamo bisogno di tenere le cose di prima e entrare nelle cose nuove, ma non lasciarsi, diciamo, prendere dalle cose nuove soltanto, ma recuperare ciò che è da recuperare. Ecco perché lo Spirito Santo dice, e per l'appunto anche attraverso lo stesso Apostolo Giovanni, che ha scritto questa lettera, ma attraverso anche la visione apocalittica, la rivelazione in Apocalisse, appunto, ci parla e ci avverte di questo alla settima Chiesa. Io sto alla porta e busso. Se mi udite, se mi ascoltate, quindi in mezzo alla confusione dell'adesso, oggi una confusione, ripeto, più profonda, più ampia, di un respiro diverso, più subdola, più globale, appunto, il Signore, lo Spirito Santo ci sta parlando e dice: fermati, fermiamoci e ascoltate, ascoltate, io sto alla porta e busso. Ma prima di vedere l'azione di Gesù che bussa, l'attenzione è di ascoltare Lui che sta bussando, perché abbiamo troppi rumori, troppe cose, troppe immagini e non ascoltiamo più attentamente quello che Dio ha da dirci. O comunque viene filtrato solo in certi contesti e in certe immagini, in certi momenti della nostra vita. Questo è un'attenzione precisa che abbiamo bisogno di recuperare in questo tempo. A presto, continueremo questo discorso ancora. Ciao.